Buongiorno ragazzi, qui è Inter Supporters, un saluto da Fulvio Santucci. Oggi un video un po' diverso, un video che mi dà anche un po' fastidio fare perché esprime l'amarezza, anche un po' di distacco dagli eventi che stanno accadendo nel campionato di Serie A, nel calcio italiano, l'organizzazione del calcio italiano in genere, però va fatto perché oggi doveva essere giorno di Juve-Inter, non sarà oggi giorno di Juve-Inter, non sarà neanche domani giorno di Juve-Inter, il giorno di Juve-Inter arriverà molto dopo nel tempo e vorrei parlarvi per una volta magari non tanto da tifoso interista quanto più da appassionato di calcio per dirvi che veramente quello che sta accadendo negli ultime 48 ore mi ha fatto davvero allontanare molto dalla Serie A. È un campionato che non ho più voglia di guardare, sinceramente, e non ho più voglia di ritenere normale una situazione che normale, di normale non ha niente. Non è normale la macchina organizzativa di questa Serie A, non è normale che vengano presi dei provvedimenti, poi vengano sconfessati, poi vengano di nuovo ripresi. Non è normale che mezza Serie A giochi una giornata e l'altra mezza non la giochi e poi la settimana dopo, quando sei più pronto per fronteggiare l'emergenza, cioè questa, decidi che mezza giornata gioca comunque la Serie A e l'altra mezza giornata decidi 24 ore prima che scendano in campo le squadre che non deve giocare. Ragazzi, non c'è niente di normale in tutto questo, non c'è niente di normale in tutto questo e allora io non voglio star qui a dire chi ha ragione, chi ha torto, chi è penalizzato e chi non è penalizzato, per quanto come tifoso interista mi sento molto penalizzato, ma suppongo di non essere neanche l'unico, perché non è più questione, raga, di chi ruba chi, non è più questione di parlare di un rigore che c'è o non c'è. Ragazzi, è questione di capire che il bottino, cioè la Serie A in questo momento, non vale un cazzo di niente. Ve lo dico proprio papale con le parole che mi vengono da usare, anche dispregiative, perché mi sento di esprimermi in modo dispregiativo verso la Serie A. Cioè, capiamo che finché continuiamo a fare discorsi di bandiera, la Serie A ci si nutre, capite? Perché il problema è che noi continuiamo a guardare una roba che non ha più senso di essere guardata, cioè il campionato di Serie A 2019-2020 è stato completamente stracciato in qualunque sua dinamica competitiva da dei provvedimenti senza nessun senso e senza nessuna coerenza, dalla lotta per il titolo alla lotta per la salvezza, non esiste più niente di tutto questo perché non ci sarà la contemporaneità delle cose. Cioè, ma chi ha deciso, raga? Si sono lamentati tutti quanti, ma anche quelli che giocano. Ma non so se avete sentito Gattuso ieri. Gattuso ieri, perché è Gattuso e sappiamo che non gli interessa niente di fare quello politically correct. Gattuso ha detto campionato falsato, ma mica solo per l'Inter, ma per tutte quante è un campionato falsato. Liverani, ancora peggio, Liverani dentro una lotta a salvezza ha espresso il suo dissenso per questa cosa, ma c'ha ragione, raga, c'ha ragione, il Lecce all'interno di una lotta a salvezza dovrà avere a che fare con squadre che recupereranno determinate partite a maggio, ma pensate alla situazione del Genoa o quella dell'Udinese, che a metà maggio beccheranno in infrasettimanale il Milan e la Fiorentina, potrebbero essere in vacanza, non avere più niente da chiedere al campionato. C'è la Sampdoria che dovrà recuperare due partite, probabilmente anche il Sassuolo ne dovrà recuperare due. Cioè, è una lotta a salvezza che non ha più senso di esistere, è completamente invalidata. Si può acchittare in qualunque modo adesso. Si può acchittare in qualunque modo. Cioè, raga, è un campionato di plastica quello di quest'anno. Non per le direzioni arbitrali, cosa che delle volte tendo a sentire, ma si può sempre smentire in qualche modo, e questo lo sapete, insomma, conoscete il mio stile, a meno che non succeda qualcosa di veramente grave, io difficilmente vi vengo a parlare di arbitri, ma è proprio un campionato che ormai abbiamo, io ho l'idea che qualunque cosa di buono io possa trattare di campo che arrivi dalla Serie A, e ce ne sarebbero di cose, perché la Serie A quest'anno è stata migliore qualitativamente parlando dal punto di vista di gioco rispetto all'anno scorso, ma qualunque cosa di cui io vi possa parlare può essere tranquillamente invalidata da decisioni che vengono prese veramente da gente umorale, gente che si sveglia la mattina, non ha idea di che cosa fare, prende dei provvedimenti che fanno dei danni inenarrabili, fanno dei danni inenarrabili. Io non ero contrario per forza di cose al rinvio di Juve-Inter, però il rinvio di Juve-Inter lo dovevi decidere lunedì, lo dovevi decidere domenica, quando avevi già deciso quello di Inter-Sampdoria come di tutte le altre partite. Cioè, non è possibile che la Lazio, che a 2 ore dalla partita della Lazio si decida di non giocare Juventus-Inter e di conseguenza che tutte le altre partite a porte chiuse. Cioè, raga, non va bene così, non va bene. Cioè, non puoi improvvisare una cosa di questo genere. Io lo capisco
che poi c'è un discorso di incassi, lo capisco soprattutto che c'è un discorso di televisioni, perché raga, io ve lo dico da tempo anche sui social, cioè il calcio italiano in questo momento è un prodotto che è un morto che voi togliete dal lettino dell'obitorio, lo truccate, lo mandate in tela a fare così, a fare lo zombie, gli muovete gli muovete la bocca come i burattini e tutti quanti intorno commentano: ah, che bello, ah, è sano, è simpatico, è un grande, è morto, è un morto. E tutti quanti fanno finta che sia vivo. Questa è la situazione del calcio italiano, raga, per come siamo messi oggi. E questa è una cosa che diventa prepotentemente attiva nel momento in cui andiamo a vedere provvedimenti di questo genere, senza poi entrare nello specifico delle singole squadre, perché io da tifoso interista mi potrei sentire veramente così, insomma, alienato dalla situazione quando penso che l'Inter, che dovrebbe essere tutelato in Europa, potrebbe giocare alla finale di Europa League, non ci arriverà, ma facciamo finta, potrebbe giocare alla finale di Europa League dopo aver giocato 8 partite in 20 giorni. Come ci arriva sta finale di Europa League, secondo voi? Come ci può arrivare questa finale di Europa League? Ma non solo, cioè, nel senso, ci sono anche altre squadre, vi ho parlato della lotta a salvezza, ma ci sono anche altre dinamiche. Vediamo cosa succederà con l'Atalanta, con la Roma, che per il momento scendono in campo, ma tutti quanti hanno l'impressione che questo campionato non abbia più senso di esistere. E per me non ha più senso di esistere, raga, non c'è più niente da raccontare di questo campionato. Qualunque cosa racconti è frutto di un provvedimento di plastica, cioè è un campionato veramente di plastica. Lo tocchi e hai l'impressione che sia tarocco, che sia finto, perché qualunque cosa succeda, comunque devi sempre avere a che fare con l'asterisco della classifica, una partita in meno, due partite in meno, una partita in più. Cioè, chiariamoci bene, raga, cioè la Serie A aveva, per caso, per purissimo caso, perché non ha fatto niente di niente per portare le sue squadre a questa situazione, aveva in mano una volata titolo a 3. Erano 20 anni che 3 squadre non erano in testa al campionato a inizio marzo. È riuscita a buttarla nel cesso. E adesso non contano più le lotte di quartiere. Non contano più le lotte di quartiere, raga. Cioè, conterebbero, e magari tanti di voi potrebbero anche vedere la cosa dal punto di vista della lotta di quartiere. Io esco dal quartiere e vado a vedere questa città, e questa città è una città fantasma. Non esiste la città Serie A, non esiste più. Ma pensateci bene, raga, veramente, pensateci bene, perché siamo in mano, come sempre, a delle logiche clientelari, attraverso il quale non riusciamo a capire il perché delle decisioni, perché non c'è un motivo logico per le decisioni, ma viene tutto girato in maniera tale che le cose siano ritenute normali e che gli alieni che pensino: ma questa non è normale, siamo noi. Ma non è vero, raga, cioè quello che sta succedendo in Serie A non è normale. E io non so se è veramente il caso di continuare a commentare questo campionato, ma non lo dico veramente da tifoso interista, lo dico da appassionato, perché da qualunque modo vediate la classifica, in qualunque modo vediate gli interessi delle singole squadre, cioè veramente ci sono almeno 3/4 di Serie A che possono dire di essere danneggiate e non tutelate. E allora come facciamo a prendere sul serio un campionato che non ha niente di serio, non ha niente di serio nei suoi provvedimenti, non sa fronteggiare le emergenze? Gli stadi chiudono la domenica e riaprono il mercoledì, oppure gli stadi possono chiudere la domenica ma possono anche riaprire il lunedì. Cioè, raga, tutto improvvisato, tutto fatto così alla cazzo di cane, e le conseguenze sono normali. Cioè, le conseguenze sono che per quelli come me, ma anche per quelli non solo come me, perché ne ho visti tanti così, di tante squadre, cioè la Serie A comincia a non interessare più come prodotto, e forse è il caso che cominciamo a non dare più soldi a questa organizzazione, se l'organizzazione è questa. Quindi questo è quello che mi chiedo oggi. Sono molto amareggiato, raga, per cui non riesco a parlarvi di campo oggi, non sono in grado di parlarvi di campo perché non sono interessato a parlarvi di campo oggi. Magari il campo, le cose di campo che mi interessano le vedrò in altri campionati, non solo perché non si gioca, ma anche perché negli altri campionati ho più garanzie di sicuro che le cose funzionino in maniera quantomeno normale. Cioè, non ci vuole, non abbiamo bisogno di igiene, abbiamo bisogno veramente delle cose normali. Però, ragazzi, da qualunque modo la mettiate, che siate tifosi interisti, juventini, milanisti, laziali, questa Serie A, questa Lega vale zero, zero, e continuerà a valere zero se continuiamo a dare corda a queste dinamiche che non sono assolutamente normali, anche se in molti ci stanno dicendo che il prodotto è tutelato ed è tutto normale. Un saluto da me e ci vediamo al prossimo video. Ciao.